outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low. Amici e amiche di Televallassina, ci troviamo ad Erba, siamo qui nel negozio Mossi Acconciature con la signora Marina e qui abbiamo un bellissimo presepe che è all'esterno, quindi è visibile a tutti quelli che passano anche in macchina su questa strada. Allora iniziamo a chiedere alla signora Marina il perché, come è nato questo presepe. Allora, è nato che noi abbiamo l'abitudine in negozio, i nostri clienti, di fare sempre degli addobbi natalizi e abbiamo scelto di fare il presepe in modo che lo possano vedere tutti. E quest'anno, visto che lo zio di mia mamma ci ha regalato, ci ha fatto questi gerli fatti a mano, abbiamo deciso di farlo tutto con un'ambientazione naturale. E questo è il risultato. Sono veramente belli, sono fatti a mano e poi sono un oggetto particolare della nostra Brianza, appunto il famoso gerlo. Di tradizione, esatto. Però facciamo una domanda un po' provocatoria, è un esercizio pubblico e in questo periodo si sente che bisogna togliere il crocifisso, togliere il presepio. Come i vostri clienti o i passanti accolgono questa proposta, questa rappresentazione della Natività di Gesù? No, devo dire che l'accolgono bene, non piace, vedo che si fermano molte persone anche a guardarlo e poi comunque è una cosa del luogo, quindi è nella nostra tradizione. E quindi, visto che noi amiamo la tradizione del nostro posto, abbiamo deciso di farlo. Anche perché il vostro negozio ha qualche anno. È il nostro negozio, sì, sono 150 anni sicuri e stiamo facendo la ricerca storica, probabilmente sono di più e quindi sono la quinta generazione. Allora, seguiamo le orme. Ci auguriamo che tra 150 anni ci sia ancora questo presepio qui esposto. Fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep, Dal negozio siamo saliti nella casa della signora Marina e abbiamo trovato un particolare presepio, proprio bello, particolare, che adesso appunto la signora ci spiegherà. Niente, è stata un'idea principalmente di mio marito, dopo l'abbiamo fatto insieme e ci è piaciuto, avevamo tenuto dei tappi e delle scatole del vino un po' particolari, abbiamo deciso di farlo un po' diverso dal solito e questo è il risultato della serata del presepe. È bello, quindi con tutti questi tappi possiamo augurarci un buon anno. Esatto, brinderemo al buon anno a tutti. Grazie. Grazie a lei. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I am dreaming of a white Christmas.